Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Codvein. Bene, allora, siamo davanti a, presumo, una boss fight, perché vedo un'arena chiusa e lui non mi sembra proprio amichevole. Insomma, non è che mi sta aspettando per offrirmi i pasticcini. E quindi direi che bello comunque questo vestito, ci ho guardato adesso, yeah, bello. E quindi direi che siamo nella merda più totale, beh, come sempre, insomma. Ho 5 foschie perché, 5 foschie, 5 cure perché comunque per arrivare qui mi sono dovuto fare spazio da decine di 4, 5 di quei cosi grossi, quindi tolgono. E mi sono potenziato di un livello e ho potenziato l'arma a più 6, quindi Sei di diventato acciai siamo arrivati a 9. un boss. Però insomma, almeno adesso mi fa. Quanto mi fa? Attacco arma veloce 455. Prima faceva 360. Non è tanto in più, ma purtroppo con i boss non è che posso usare tante magie. Se è un boss, è un boss. Posto. Cioè, non sto neanche più a avere dubbi sulla cosa. Mi scusi, non ci provare proprio? Tac. Ah, vabbè, io ci ho messo tutta la messa cantata a fare una magia, quindi siamo a posto. Considerando lui quanto ci mette a fare un attacco e quanto cazzo mi toglie, porca la miseria. Cioè, sono ancora dito a fare il primo incantesimo io. Ecco qua. Perfetto, direi che è andata benissimo. Ok, curiamoci, tanto lui si farà qualcosa, vero? Sì, ha proprio l'intenzione di fare qualcosa lui. Ok. Si vede proprio che ha l'intenzione di fare qualcosa. Ok. Un po'. No, lo sapevo io che provavo a fare l'incantesimo, la puttana di quella sorella che hai. Ecco qua. Ok. Abbiamo poco. Sì, ma cazzo, dammi un secondo per. Luis! Luis! Sei una merda. Cavoli, è veramente dura. Cioè, è più la fatica che ci metto ad arrivare al boss che fare il boss. È incredibile. Perché quelle cazzo di vacche sono micidiali. Porca miseria. Vai. Oh, la magia per fortuna toglie. C'è cazzo. Ma dammi un attimo di invisibili frame quando schivo. Cavoli. Ok. Vai, ok. Perfettico. Vai. Ovviamente non ho più stamina. Vediamo un po'. Vai. Vedete, a parte la stronzata che c'è un raggio che arriva fino a casa di mia zia, che abita nel casino, però a parte quello non sembra difficile. Ecco, posto. Sì, ma porca miseria. Dovrei curarmi anche io, eh. Ce la faccio? Preso lui. Finché prende lui va bene. Ovviamente. Vai. No, mi ha preso. Ma dove arriva? Luis, fa qualcosa. Porca miseria, arriva nel casino. Accidenti. Ah, ho finito le cure. Luis. Luis. Luis è una merda. Porca miseria. Allora, non è difficile il boss, è che devo studiarmelo un attimo, mi faccio prendere al panico, in più le cure le usate per quelle troie, scusate se mi scappa, però insomma, a un certo punto bisogna anche dirglielo. Vedete quanto li tolgo con una sola mossa? Porca troia, anche lui quanto mi toglie con una sola mossa? Fantastico. Ovviamente lui si è morto. Ragazzi, ma che cazzo è? Cioè, veramente? Ok, ho perso tutte le foschie, preso la strada e sono riuscito a non farmi colpire. L'unico modo è stare lontani, mandare avanti Lewis. E però pazienza, le foschie che ho perso. Che devo farci? Purtroppo è così. Vediamo un po'. Mi avrò tolto qualcosa col cazzo. Non ho tolto niente. Perfetto. Fa tanto piacere. Cazzo, però devi darmi tempo di schivare. Non c'ho proprio la stamina per niente. Ciao. È troppo poco lo spazio che mi dai. È ovvio. Ovvio che dopo lui fa il doppio attacco, ma dai, siamo ridicoli, eh. Siamo veramente ridicoli. Ok, curiamoci. E speriamo bene, che qua la vedo piuttosto brutta. Ok, oh, ma devo schivare
Non ho così tanta stamina da schivare tutta sta roba. Cioè, non ce l'ho. Vedete? Cioè, mi sono appena curato e mi ha tolto tutta la vita. Tutta. Allora, devo curare Lewis. Vai, curato. Lewis, però fai qualcosa, perché altrimenti io finisco nella merda. Cioè, vi rendete conto che io Lewis l'ho curato, è già morto? Oh, meno male, si è curato. Cazzo però. Cazzarola. Non è difficile, eh. Non è difficile. Ok. Ok, cazzo, ok. Ok, cazzo proprio. Curiamoci. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Luis, però l'avevi visto, l'ho visto io. Che sono incoglionito. Non l'hai visto te? Non è difficile. Non è difficile. Oh, ragazzi, ce l'ho fatta. Scusatemi la pippaggine. Ma però, insomma, però lo si dice. Però è stato parecchio da capire. Lo spazio era troppo ristretto e lui riesce a prendere tre quarti dell'aria dell'arena. Quindi capite che io con una schivata non riuscivo, nonostante sia veloce, non sono riuscito a schivare tutto. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Un vestigio speciale. Il teletrasporto ti porterà in un'area? Vuoi raccogliere? In un'area? Adi, posso far diverso? Che cacchio è? Ah, un ricordo. Vabbè, allora dai, va bene. Vediamo un po'. Questa è la nostra spada? No, non è la nostra spada, è una spada. E quindi? Silva! Some of you had to fight former friends who had joined the ranks of the Lost, but you still managed to return home. I salute each and every one of you. So, e quindi lui? The faces of your loved ones ever in your thoughts. Remember the comrades who have been reduced to ash. Sei tu il fetentone, quindi? I, Gregorio Silva, pledge this to you. Gregorio? Highlander! Ah, dicevo che... Li ha fomentati, li ha motivati, però, insomma, sono parole. Esatto. Eh beh, non è facile, perché ti puoi venire anche da dietro, è detto così. Non mi posso muovere. Oh cazzo! Questa è la regina. Non potevo muovermi? Da quel che ho capito è Cruz. La regina. Mi sveglio? Sì? Dove mi trovo? Non è la cattedrale questa. Oh, cos'è, una tenda medica? Oh, salve, signorina con le calze rosse. Vedo che è in piena forma. Ha anche gli occhi intornati alle calze? Sì, un po' più avanti. Welcome back. How are you feeling? Meglio, grazie. Do you know where you are? No, veramente non ne ho idea. You were killed 2 days ago. And now you've returned. Ma se ti hanno ucciso, cos'è? Il corpo viene teletrasportato qui? O l'hanno preso gli altri? Cioè, quello che non capisco, quando muori rimani lì sul campo o vai da qualche parte? Ok. Sì, siamo noi. Ovviamente non parli, quindi siamo noi sicuro. Sì.
signs of frenzy or major dysfunction. You appear to be in excellent shape. The damage to your heart had me a bit worried. Cuore? But you're surprisingly resilient. Oh, sì. Still, if anything feels off, be sure to let me know right away. Vengo subito. Are immortal creatures. Ah, quindi anche te sei. If you become one of the lost, you'll be beyond any hope of salvation. Here. The Queen's miasma has been growing thicker. When you're fighting, just remember to hang on to this, no matter what. Looks like it's time for the meeting. I know you're probably not feeling up to it. But it'll be over soon enough. Beh, immaginavo che annuisse. Tanto è così. Vabbè. Lo tengo duro. Va bene. Ci proverò. Doni, luce. Albero doni, incantesimo sul potenziale. Potenziare le abilità e fornire supporto cura. Ah, ecco. How's your little brother? Non ho visto cure io, però. Yeah, there's no sign of rejection, but it's still worrying. Dove cazzo siamo, ragazzi? Io non ho mica capito. E tu che cazzo sei? Silva. You're a revenant, but you're still afraid of dying. You don't need to hide it. No matter how many times you die, it's still scary. I'm no exception. Let's put an end to this dull old war and have a drink together, all right? Hai un cappuccio molto strano, sai? Vabbè, lasciamo perdere. Non ho capito dove cacchio sono e chi cazzo era la... Ma lei... Chi è lei? It seems you've been assigned Aurora. To Jack's team. If you feel you're in danger, don't hesitate to fall back. Everyone on his team is skilled, but they get carried away easily. I know they get a lot of dangerous missions, but our rescue parties are stretched to their limit. Karen, in particular, is pushing herself too hard. Please think of them, too. Siamo indietro nel tempo. Karen? So, no. After the war settles down, could you help me? It's entirely your choice. Even with a... scusate, ma sono un attimo stranito, ma non capisco. Vabbè, capiremo, è inutile stare qui a dire che non ci capisco una mazza, tanto non ci capisco niente. Tu chi sei? Il cuore non è distrutto, non morirà. Possono andare a casa con le famiglie. Sì, è per questo che ancora faccio fede. E questo che... Quando la guerra è finita, le cose tornano al normale, come prima del grande collapso. Quello che non capisco, quando noi moriamo senza colpire il cuore, rimaniamo sul campo o qualcuno ci viene a prendere o ci teletrasportiamo direttamente da qualche parte? Perché non è chiaro. Perché una volta morti nessuno impedisce al nemico di ucciderci al cuore se sa che questo è il nostro punto debole. Perciò mi sembra strano. Boh, non lo so. Before the great collapse, it'd be just a few hours drive, but now it feels so distant. I want to finish this fight and go home. The people there are probably still running from the horrors. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, che tipo inquietante. Bravo, complimenti. Tu chi sei? Jack. New kid. You're partnered up with me. You fought the queen the other day. Heard you've got some skills. Sounds like you might be useful. We're headed out soon. Are you ready? Ma lui non era quello che ha ucciso il ragazzino? Ci assomiglia parecchio. Quello che ha ucciso il ragazzino di Mia. Boh, vabbè, certamente. We're gonna use every bit of your power. Sì,
sono un po' confuso, scusate, ma è un po' che non gioco, non mi ricordo molte cose. Poi al tempo vi di anche un po' di gameplay, quindi c'ho un po' idee confuse. There's a report that the Queen broke through our defensive grid and is headed this way. However, our foe was also hurt pretty badly in the attack. This is our chance to finally turn the tide and crush her. Quindi qui la regina è ancora viva. Just be sure not to drink the Queen's blood. Too many of us have joined the ranks of the lost after their bodies rejected it. Watch your backs out there. Got it? Right. Sono confuso, ma Karin non era la regina? Non ci capisco un cazzo. Comunque dobbiamo essere indietro nel passato perché la regina è viva. Let's be sure to give our guests a warm welcome. E mi ricordo bene che parlava della regina che fosse morta. Let's go. Ok, andiamo. Quindi è proprio una zona nuova. Ricordo. Ok, adesso è tutto chiaro. Posto. Adesso è tutto chiaro. Così vediamo, approfondiamo un pochino più la storia. Bene, bene. A posto. Vedete? Morto. E nessuno l'ha preso. Quindi rimangono qua e si svegliano. Ma che senso ha? Non riesco a capire il senso. Che il nemico non abbia approfittato, insomma. Cartuccia. Beh, almeno ho un buon compagno. Sembrerebbe, cioè, se è forte come ha fatto vedere nelle cutscene. Oh, un vischio. Well, look at that. This is lucky. It's a type of medicine. Spill a drop on that. Ah, quindi noi non siamo in grado di ripristinare i vischi come facevamo di solito. Abbiamo bisogno di una medicina. Se ho capito bene. Sì, è così. E quindi come mai adesso possiamo? Questo è un bel dilemma. Che abbia bevuto la medicina? E dopo... E non ha senso... A meno che non abbia sempre la medicina dietro e noi non ce ne siamo accorti, eh? Tutto è possibile. Potrebbe anche essere. This is one of the products of the Queen's power before she frenzied. That medicine is made from the Queen's blood. It cleanses the area of miasma and aids regeneration by knitting dysfunctional flesh back together. Even the techniques used to make our masks are thanks to the Queen's plans. She was a revenant, just like us. She shared our vision of a world where everyone could live in safety. Like us, she had the potential to rise to even greater heights. She was consumed by her own exceptional power and turned into a demon with an unending lust for blood. Eat or be eaten. If those are our only two options, well then, I choose to eat. Eh. Limited medicine, so use it wisely. Ah, uso con parsimonio, non è che ci avviscono in 5 secondi, eh. Ne sono limitati, quindi insomma, sì. Mi riposo un attico, mi ha dato poco il boss, eh. Non faccio neanche un livello, vabbè che ho perso molto, però insomma. Vabbè ragazzi, io direi che la storia è veramente intricata, interessante. Finalmente possiamo scoprire un po' più del passato e vedere com'è morta, penso a sto punto, perché... se è un ricordo
Oddio, se lo ricordo, probabilmente arriveremo a vedere la fine della regina e sarebbe interessante. Bene, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui. Il gioco mi piace veramente tanto. Spero piaccia anche a voi, perché è bello sia da vedere che da giocare. La storia è veramente appassionante. I personaggi sono belli da scoprire piano piano la loro storia e scoprire piano piano il loro passaggio, il passato, e soprattutto potenziarci con i loro ricordi. Una cosa, una meccanica che veramente ho apprezzato tantissimo e mi piace tantissimo. Quindi ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva. Ciao ciao.